Dalmata e Fashion Victims di Lega Nerd, qui è Giacomo che vi parla e avrete capito che ci occupiamo di Crudelia, il film live action Disney che ha un sacco di cose curiose, di segreti e di easter egg da rivelare, oltre ovviamente a una Emma Stone e Emma Thompson strepitose. Vai! 42. Bentrovati alla nostra rubrica degli easter egg, delle curiosità e dei fatti che emergono dai film. Come sempre, prima di iniziare, spoiler alert. Tutto quello che diremo è spoiler sul film, quindi se ancora non lo hai visto, corri al cinema e poi torna qui. Poi naturalmente se vuoi iscriverti e attivare la campanella, ancora meglio. Insomma, com'è questo Crudelia, o forse dovremmo dire Cruella, come lo pronunciano nel film, perché effettivamente Crudelia non viene mai pronunciato nel film, già questa è una cosa da rilevare nella versione italiana, naturalmente. È come se, non lo so, il titolo del film dell'Uomo Ragno lo avessero lasciato L'Uomo Ragno, come negli anni 70, però poi nel film tutti lo chiamassero Spider-Man, e uno dice, ma allora perché hanno lasciato Uomo Ragno? Vabbè, cose dell'adattamento. Ma insomma, sta Crudelia, cioè Estella, che poi diventerà la nostra Cruella, che cos'è? Com'è? Come cambia? Beh, cambia perché, insomma, già nell'originale animato Crudelia è una ricca ereditiera sfaccendata, sfaticata e con evidenti problemi di gestione della rabbia. Mentre invece, anche se i tratti caratteriali rimangono più o meno gli stessi, già nel live action con la stupenda, meravigliosa, fantastica, tutti gli aggettivi meravigliosi che possiamo dare, Glenn Close, Crudelia Demon diventava in realtà già il prototipo del boss alla Diavolo Veste Prada, in quanto gestiva una casa di moda e Anita, la protagonista femminile, la padrona dei Dalmata, che non è mai protagonista, nessuno dei due padroni, della carica dei 101, era una sua fashion designer. Qua invece Anita diventa la amica che conosce alle elementari, e qui il canone è più o meno rispettato, Crudelia, però si chiama Anita Darling, che tra l'altro, primo easter egg, sono le parole che Crudelia pronuncia quando la conosciamo, praticamente entra in casa della coppietta padrona di Dalmata e dice Anita Darling, my darling. Roger, invece, nel 2021, adesso, è l'avvocato di Crudelia, che per varie ragioni, a parte il fatto che è anche un pochino maldestro, viene licenziato, e per questo ce l'ha con Crudelia. Un nodo al, diciamo, film originale, dove lui è un cantautore e suona il pianoforte e ce l'ha con Crudelia per motivi non meglio specificati. Il film tenta di fare questo parallelo, però in realtà in quello nuovo, nel film nuovo, lui è un avvocato, mentre in quello vecchio è un songwriter, un cantatore, anche se poi vedremo nella scena dopo i titoli di coda che praticamente l'appartamento è identico, però direi che non è lo stesso Roger, neanche proprio caratterialmente. Nel film degli anni 90, invece, a parte Anita, che era Joy Lee Richardson, il nostro Roger era Jeff Daniels, carissimo, ma al di là che era una coppia veramente che non funzionava e non aveva chimica fra di loro, nonostante la bravura degli attori, Roger era un designer di videogiochi, ve lo ricordate? Sì, sì. Non parliamo poi di Jasper e Horace, che nel film sono la famiglia di Crudelia, nel film recente, sono dei personaggi super simpatici, carini, non sono i classici tirapiedi, stupidi, slapstick, come abbiamo visto nell'originale animato e nel film. Sicuramente avrete riconosciuto uno dei due attori, che è piuttosto famoso, però era una coppia slapstick, ok? Ecco. E qui, sinceramente, devo dire, io ho gradito molto il fatto di sviluppare questi due personaggi e di dare un background a Crudelia e a loro due da famiglia, molto disneyano, un po' disfunzionale, ma che funziona molto bene all'interno del nuovo film. Easter eggoni che riguardano Alfred Hitchcock, e qui i miei amici cinefili, eppure io che sono cinefilo, salteranno su di felicità, perché due cose. Uno, in una scena rutinaria della routine, diciamo, quotidiana di Estella e Jasper e Horace, che vanno a fare i loro colpi, ce n'è uno in albergo. Lei è vestita da cameriera e ha un name tag con scritto Norma.
Sapete chi era Norma, vero? La mamma di Norman Bates. Non credo che ci sia bisogno di dire altro. Ma c'è un easter egg ancora più gustoso, perché a un certo punto noterete che Estella guarda un film in bianco e nero alla TV. Qual è quel film? Prigionieri dell'Oceano. Un film del 1944, sempre, del nostro Alfred Hitchcock, dove recita niente meno che una delle attrici che è stata ispirazione agli animatori originali per Crudelia Demon. Lei è Tallulah Bankhead e proprio in quel film esplode in una risata di disperazione di quasi diabolica dopo aver perso tutto, che l'animatore capo Mark Davis, che insomma disegnò, fece i bozzetti per creare Crudelia Demon, ammise poi in un'intervista di aver insomma preso a modello per la creazione del personaggio di Crudelia Demon. Beh, è molto diversa fisicamente dall'attrice, ma ha il gesto plateale, quella cosa. Poi Tallulah è stata un'attrice con una vita privata molto turbolenta. Andate ad approfondire. Altra cosa che sicuramente vi sarà saltata all'occhio: quando viene espulsa da scuola nel film nuovo, il preside batte col suo timbro per insomma rimarcare le mancanze nella buona condotta della bambina, della nostra Estella, che diventerà Crudelia, con appunto questo timbro a spot nero, un black spot, una macchia nera, e la fedina penale scolastica delle elementari di Estella diventa appunto un dalmata con tutti questi puntini neri. Insomma, questa è una cosa che si collega al brutto rapporto, conflittuale rapporto di Estella Crudelia con i dalmata, anche se in questo film in realtà, al di là di quello che succede nel film, nel finale vediamo che lei si tiene i tre dalmata, quindi non è ancora così rimarcata l'antipatia che diventa odio, che diventa desiderio di scuoiamento per i dalmata. E a proposito dei tre dalmata, che sono più o meno una sorta di richiamo a Cerbero, il mastino infernale a tre teste, perché sono tre, l'unico di cui conosciamo il nome, che credo che sia anche lo stesso che ci mette dei mesi per riproporre il ciondolo che ha mangiato attraverso le feci, credo che sia lo stesso, si chiama Genghis, e quindi Genghis Khan. Questi dalmata non fanno fare una bella figura ai dalmata. Adesso io avrei paura ad adottare un dalmata dopo averli visti nel film. Londra si vede attraverso alcuni luoghi emblematici, però c'è un luogo che è reale ed è il Liberty. Il Liberty, questo store di moda che esiste dal 1924, quindi esiste veramente, non ci hanno girato dentro, però la facciata è quella reale e soprattutto è un luogo reale che quindi possiamo ben considerare fosse in funzione nel 1977, metà degli anni 70, quando è ambientata la vicenda. Altro easter egg: a un certo punto del film Jasper e Horace danno un'occhiata fuori dal finestrino del loro furgoncino e notano che i cani sono uguali ai padroni. In particolare vedono un cane uguale a una padrona. È praticamente la stessa che si vede in quella famosissima scena che apre il film della carica dei 101, ed effettivamente è un po' così, è confermato anche nel nuovo film che i cani assomigliano in qualche modo ai padroni. Immancabile poi la comparsata della Panther de Ville, l'automobile che poi diventa l'ispirazione per il nome d'arte da battaglia di Crudelia, o Cruella che dir si voglia, autoprodotta dal 1947 fino al 1985. Me ne trovate una? Bene, queste sono un po' le curiosità che abbiamo trovato, al di là del fatto di altri dettagli come si beve ma non si fuma nei film Disney recenti, ma questo ormai mi sembra un dato abbastanza assodato. Ah no, una cosa: non tutti sanno che negli anni 90, se non erro, ci fu una serie animata della carica dei 101, dove però Crudelia non voleva più scuoiare i cani. Eravamo già entrati nella fase in cui non si poteva più fare. Era un cartone dove Crudelia voleva prendere, accaparrarsi il patrimonio di Anita e Roger, e era già lì padrona di una casa di moda, quindi non più la sfaccendata ereditiera. Quindi poi il live action quindi ha preso questa cosa dal cartone animato e poi tutto remixato è entrato a far parte del nuovo film. Queste erano alcune delle curiosità, degli easter egg, dei segreti che abbiamo beccato su Crudelia 2021, ma sicuramente ce ne saranno ancora vagonate. Se ne hai visti alcuni, scrivicelo nei commenti. Se ti è piaciuto il video, scrivicelo nei commenti. Se non ti è piaciuto, scrivicelo, pollice su, pollice giù. The choice is yours, ma mi raccomando, call me Cruella. No, non me, vabbè, insomma lei, Emma Stone, è che gli dice di no, Emma Stone. Oh, e iscrivetevi al canale, attivate le notifiche.